C'è troppa nebbia laggiù, troppa dispersione fra miracoli e pericoli, e per il collo mi prendo tra la guerra dei poveri, tra le mani sporche di fuliggine. Io cosa sono io, che ho venduto l'odio di prima mattina e che ho paura dell'uomo a partire da stasera? Ma se tutti alzassimo il volume del cuore, il volume del cuore, se tutti alzassimo il volume del cuore e abbassassimo per un attimo quello della voce, quello della voce. C'è troppa nebbia laggiù e non è un'impressione, e l'uomo nero non è sempre di colore. Prendo la mira e mi manco, non dovrei aver paura, ma è normale aver paura. Cosa cerco io? La colpa di restare in analisi, o la colpa di non essermi bastato? Ma se tutti alzassimo il volume del cuore, il volume del cuore, se tutti alzassimo il volume del cuore e abbassassimo per un attimo quello della voce, io non avrei paura, no, io non avrei paura. Se tutti alzassimo il volume del cuore, il volume del cuore, se tutti alzassimo il volume del cuore e abbassassimo per un attimo quello della voce, quello della voce. Sarebbe bello vederci cadere in mare, nuotare solo per non perdere l'amore, lasciarsi cicatrici di dannati dèi, lasciarsi segni e poi curarsi col limone. Davvero credi davvero che sia fottuta nostra stella che sembra dimenticata, e poi che spazi rimasti dentro che piova, nei pochi spazi rimasti rimango io. Cosa rimane delle tue mani? Non me ne frega se poi ritorni, me ne frega dei tuoi rimedi o del tuo buddha sotto il tuo letto. No, sì, non te ne andrai mai, di un'altra ombra. Oh, le poche spezie rimaste mi fanno viola, e tu nel tempo libero mi prendi a schiaffi in faccia. Ma che cosa mi rimane delle tue mani? Non
me ne frega se poi ritorni. Non me ne frega dei tuoi rimedi o del tuo Buddha sotto il tuo letto. Io non mi ricordo più che sono venuto a fare il funerale di tua madre. Tu non piangevi, parevi più grande. Io pensavo a mio padre, se c'è in lui qualcosa in cui mi riconosco. Radici, bracci e poi gli sputi addosso. Che cosa porto dentro? Se la faccia di un uomo sospetto, uno spettro. E allora cosa ci vengo a fare? Se poi tu muori non mi vieni più a trovare. Dove la notte ingoia tutte le mie pare. E più si pensa più tutto risale in questo funerale. Dove tu non sei stato mio padre. Ma tanto chiamerai per Natale. Un'altra volta chiudevo chiave e tu bussavi alla mia porta. Tremavo, urlavo, voce rotta. Non sono più caduto dentro la tua morsa. Oh no, cosa vuol dire che non ti riguarda? Quel fumo uccide, il freddo non mi passa. Anche se c'è qualcosa in cui mi riconosco, dentro lo specchio di un lago profondo io mi ci butto dentro. Ma più ci nuoto più mi sento lento e vecchio. E allora cosa ci vengo a fare? Tu dimmi cosa ci vengo a fare. Se poi tu muori non mi vieni più a trovare. Dove la notte ingoia tutte le mie pare. E più ci penso più tutto risale in questo funerale. Dove tu non sei stato mio padre. Ma tanto chiamerai per Natale. Se sono solo quattro parole in croce che non servono a nessuno. Alla TV hanno detto che chiedevi aiuto. Sono
cose che non sono niente, polvere sui tuoi mangiacassette. Volevo solo fossi più presente, volevo solo che tu fossi mio padre. Se poi tu muori e non mi vieni più a trovare, dove la notte ingoia tutte le mie pare. E più si pensa più tutto risale in questo funerale, dove tu non sei stato mio padre. Tanto chiamerai per Natale, dove tu non sei stato mio padre. Tanto chiamerai per Natale. Per i figli se sarà. Ho preso una multa per eccesso di inutilità. Stare calmi, non è volersi bene, agitarsi è un po' volersi male. Come vorrei. Venire a trovarti stasera, venire a trovarti stasera all'hotel della villa. Testa nel culo, quello dove ho preso 64 calci, dei quali tre che mi sono dato da solo. E cammino sull'acqua calda e sopra i denti di Venezia. Sto cercando di capire qualcosa, ma se mi fai male almeno fallo con dolcezza. Come vorrei. Venire a trovarti stasera, 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 venire a trovarti stasera. Eccoci. Ciao a tutti. Dobbiamo tenere una distanza di sicurezza. Hai ragione, mia. No, sei perfetto così, anzi, no, è che non posso avvicinarti troppo al microfono, tutto qua. E innanzitutto, complimenti da parte mia. Com'è andata? Bene, mi sembra bene.
abbiamo fatto, era come stare in sala prove in realtà, cioè, nel senso, una sala prove un sacco più bella, però era un po' così, no? Senza pubblico, poche persone, quindi intimo ci stava. Cioè, io me la sono vissuta bene, spero anche i ragazzi che sono. E infatti vorrei nominarli, se, sì, perché certo, hanno spaccato anche loro. Sì, Luca Tommasi alla batteria e Antonio Pastore alle tastiere. E com'è suonare, adesso domanda estemporanea, proprio molto in periodo di... Com'è suonare senza reazione davanti a te? È strano, però in realtà neanche troppo, credo, perché alla fine quando scrivi le canzoni o quando magari provi le cose non c'è qualcuno che ti batte le mani, quindi in realtà ci sta che sia così. È una cosa particolare perché comunque anche l'iscrizione al BMA era stata fatta proprio appositamente per girare un po' e fare un po' di live, quindi la stranezza è solo questa, ma in realtà non... C'è quel cambiamento lì, ma la presa bene c'è comunque. Chiaro che se hai gente presa bene sotto, ti prende bene anche te, però insomma. È ovvio che l'applauso è rincuorante, però sì, insomma, sì, da qua sono arrivati, non so se li hai sentiti. Un contatto umano più che altro, cioè più che oltre all'applauso. Esatto, cioè che hai proprio delle persone lì davanti con cui puoi comunicare. Però in realtà anche così non è... Anche che ti schifino, perché no? Esatto, ma anche che fanno una faccia tipo così, allora tu dici, ma fa proprio schifo sta cosa, veramente. E tra l'altro stavo leggendo appunto la tua bio, che tutti quanti avranno letto nel frattempo, e tu hai preso insomma una decisione niente male, che è stata quella poi appunto di prendere in mano quello che è stata la tua vocazione, se vogliamo chiamarla così, mollare gli studi, lasciare la scuola, come si diceva. Grazie. E seguire questa che è insomma la strada. È stata una scelta, diciamo, inevitabile? È stata una scelta ingenua, intanto, nel senso che comunque avevo 18 anni e non avevo ancora aperto gli occhi, tra virgolette, sul mondo, quindi... Però in realtà secondo me che avessi preso il diploma a me non è che cambiava tanto, quindi cioè, anche beh, avrei preso un diploma da ragioniere, quindi non credo sarei andato a fare il ragioniere o che... E, no, è stata una scelta che ho preso perché sono stato bocciato la quarta superiore. E perché passavo tanto tempo a fare musica, quindi cominciavo a scrivere canzoni in maniera quantitativamente interessante, e quindi da lì ho detto, oh, devo seguire questa cosa qui, volevo fare un disco, ero proprio nella mia testa e basta, quindi... Infatti proprio mi chiedevo, mentre ti ascoltavo suonare, se a livello proprio di produzione è un qualcosa che completamente viene farina del tuo sacco, oppure se, per dire, i ragazzi a livello di arrangiamento anche ti danno una mano... Sicuramente a livello di idee mi danno una grande mano, anche perché ascoltiamo tutti un sacco di dischi, ci piace molta musica diversa, a volte anche simile fra di noi, abbiamo gusti simili, e quindi sì, mi aiutano. Poi sulla produzione ci tengo di solito a lavorarci io, o l'ultima produzione del singolo che è venuto fuori, Funerale, ci ha lavorato anche Riccardo, che è il chitarrista, però non è potuto essere qua per ragioni di Covid, adesso si può dire così, e quindi niente, insomma, ci tengo a lavorare da solo, comunque con persone fidate sulle produzioni, perché ci tengo a lavorare un po' su... È anche una cosa che mi piace, in realtà mi piace moltissimo produrre, registrare, è una cosa super affascinante. Beh, è sacrosanto, nel senso, se senti comunque questa, appunto, come dicevo prima, una vocazione, è sacrosanto che tu la segua assolutamente. E stessa cosa poi per quel che riguarda i testi, immagino. Sì, 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 scrivo tutto io, compongo, è tutta roba di casa. E scrivi di notte o di giorno? Adesso non scrivo, per dirti, quindi è un periodo di blocco, esatto, periodo di Covid, cioè il blocco del Covid adesso ci sarà, ma non c'è in realtà un orario particolare, ci sono più periodi in realtà, cioè mi è capitato di scrivere l'ultimo pezzo suonato, Hotel della Villa, l'avevo scritto alle 4 del pomeriggio, ma ero fuori di melone, nel senso proprio in una fase della mia vita molto particolare, quindi fossero le 4 della mattina o le 4 del pomeriggio, in realtà l'esigenza di scriverla c'era comunque, quindi vai un po' fuori dal tempo in un certo senso, no? E in famiglia mi chiedevo come hanno preso la notizia del tuo abbandono degli studi. Malissimo, malissimo. Vabbè, ma ovviamente, cioè, anche perché ero l'ultimo anno e ho totalmente buttato in vacca il quarto e il quinto non l'ho fatto, quindi... Vabbè, però avresti dovuto rifare il quinto in realtà. Avrei dovuto rifare il quarto in realtà, e poi okay, fare il quinto, quindi era troppo difficile da mandare giù per i miei, ma capisco anche, cioè, avevano ragione, solo che col tempo comunque ho cominciato a lavoricchiare un pochino, ho fatto diversi lavori, poi adesso lavoro anche di produzione, faccio le mie cose, quindi hanno visto che non era proprio una bellità, un gioco così, ecco. Un capriccio. Esatto, esattamente.
No, ma infatti si sente che c'è un qualcosa di molto più profondo. E altra domanda così inerente, appunto, poi dopo vedo che i ragazzi sono già quasi pronti, quindi purtroppo ti dovrò salutare. E mi chiedevo proprio adesso che cosa hai in piano, cioè quali sono i tuoi programmi istantanei e futuri. Adesso faccio il podcast, poi mi prendo un gin tonic e poi no, faccio, dovrò fare un album. Dovrò fare un album verso settembre, ottobre dovrà uscire qualcosina. Quindi sono pezzi, ho un sacco di pezzi, adesso devo mettermi giù a registrarli, devo entrare un po' nel mood. Veramente il Covid a me mi ha un po' sbalvolato, ti dico la verità, sì, veramente, infatti devo un po'... No, negativamente? Purtroppo un po' negativamente, però è come se avevo trovato un equilibrio prima, dopo quando c'è stato il discorso del Covid ti trovi costretto in una cosa e quindi dovevi stare a casa e tutto, però in realtà adesso... Hai scritto durante... Pochissimo, ho fatto molta musica. Ho scritto poco, niente, perché mi sembrava di dire: ma che cacchio scrivo? Cioè, sto qua a casa a fare niente. Quindi ho raggiunto altre consapevolezze, come se adesso non so ancora come metterle giù in un certo senso. Quindi mi prendo un attimo un periodo o riciclo altre canzoni di altri periodi.